Dunque ragazzi, appena finita la partita di Coppa Italia, gli ottavi a Castelvecchio, Castelvecchio-Juventus è finita 4-0, allora cominciamo a dire che non è che posso fare chissà quale commento, è un solo a titolo informativo. Intanto saluto gli amici di Dominio Bianconero, Juventus Women, e niente, si è visto soltanto la telecronaca testuale, quindi mi affido più che altro a quella perché non si sa nulla, quindi si sa solo il risultato finale con la Juve che vince 4-0 e passa al turno, con un primo tempo che è terminato 1-0 grazie al gol di Glionna, ma dopo aver preso già due traverse, la prima con la giovanissima Bragonzi, la seconda con Cernoia. Poi nel secondo tempo la Juventus ha dilagato con Cernoia, appunto, poi Girelli che era entrata proprio al posto di Cernoia e poi ha chiuso il conto Caruso col 4-0. Juve che passa il turno, va ai quarti, diciamo che il sorteggio era stato abbastanza agevole perché il Castelvecchio è sicuramente una buona formazione, ma comunque di Serie B. E diciamo che questa nuova formula rischia di farti incontrare squadre più toste già subito agli ottavi e non è stato questo proprio diciamo il caso, nel senso che la Juventus ha avuto la fortuna anche di beccare una squadra abbastanza agevole sulla carta, però poi bisogna sempre giocarle le partite, perché abbiamo visto anche nella Coppa Italia maschile delle grandi sorprese anche a livello appunto maschile con squadre di Serie C che passano turni con squadre invece di Serie A fuori, ecco, quindi assolutamente la Coppa Italia è sempre un discorso a parte e non bisogna mai sottovalutare gli avversari. Comunque, detto questo, dunque la Juventus batte Castelvecchio 4-0, va al turno successivo di Coppa Italia e a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!